tutti quelli che hanno avuto modo di conoscere la vicenda di Enzo Tortora, io ho avuto modo anche di conoscerlo, tra l'altro in giovanissima età, quindi quello che posso dire è che il Partito Radicale negli anni, e siamo ancora qui oggi proprio a dimostrazione di ciò, ha sempre continuato, come diceva Francesca, a onorare Tortora e soprattutto la vicenda che lo ha riguardato, perché la vicenda che ha riguardato Tortora è la vicenda che in realtà ha riguardato e riguarda milioni di cittadini italiani, anche cittadini che non si chiamano Tortora, che però hanno a che vedere magari con ingiuste detenzioni, con errori giudiziari, si ritrovano a vivere quella custodia cautelare che Enzo giudicava come una cosa atroce per chi era costretto a viverla dentro una galera italiana. E purtroppo i numeri ci dicono che sono spaventosi quelli delle persone che stanno in carcere in attesa di avere un giudizio. Tra il primo e il secondo grado di giudizio ci sono circa 22.000 persone, che poi molti di questi risultano anche essere innocenti. Lo accennava prima Francesca Scopellitti, quando parliamo dei numeri delle ingiuste detenzioni, spesso non ci rendiamo conto che sono numeri importanti. 3 persone al giorno finiscono in carcere da innocenti, quindi quasi 1.000 ogni anno, con dei costi anche non solo umani, che poi una famiglia deve accollarsi, diciamo, quando si ritrova a vivere una vicenda magari di un'ingiusta detenzione, ma anche costi economici per lo Stato altissimi. Si parla di circa 30 milioni di euro ogni anno che lo Stato sborsa per queste ingiuste detenzioni. Ora noi abbiamo, è solo un piccolo esempio, perché in questo periodo, da che abbiamo lanciato questo referendum insieme alla Lega, che è promotore insieme al Partito Radicale di questo referendum, abbiamo 2 anni fa chiesto e fatto presentare in Parlamento una proposta di legge molto semplice che chiedeva l'istituzione di una giornata nazionale per le vittime degli errori giudiziari da celebrare proprio oggi, il 17 giugno, nell'anniversario dell'arresto di Enzo Tortora. Quindi una proposta semplice, di buon senso, a costo zero per lo Stato. Nella proposta si chiede semplicemente in quel giorno di ricordare Tortora, ma di ricordare anche tutte le vittime degli errori giudiziari. Quindi di poterlo fare nelle scuole, nei dibattiti, così come stiamo facendo noi questa sera. Bene, questa proposta di legge da 2 anni ancora non è diventata legge, non ha passato il vaglio neanche del Senato. Diciamo che sono riusciti ad approvarla nella Commissione Giustizia del Senato all'unanimità tra i gruppi, anche se ci sono stati vari problemi, ma alla fine sono riusciti a mandarla in aula, ma dall'aula non si è più mossa. Quindi noi non riusciamo neppure ad approvare una legge così semplice, figuriamoci se il Parlamento, che oggi ci racconta e si impone come sovrano giustamente e ci dice le riforme non le devono fare i cittadini con il referendum, le dobbiamo fare noi in Parlamento, quando finora il Parlamento è stato sordo, diciamo, a queste riforme. Lo dicevano all'inizio, quando si presentava Francesca, sono passati 30 anni e questa riforma della giustizia non si è mai fatta. Quindi noi sappiamo bene che il Parlamento non è in grado di poter fare questa riforma della giustizia, e pensiamo che col referendum noi possiamo essere d'aiuto al Parlamento, ma d'aiuto anche a quella magistratura sana. Ecco, così tra l'altro